Onorevole, ma cosa dice sulla realizzazione sul programma della P2? Volete portare a 400 i deputati e senatori come Licio Gelli? Non dice niente. Volete realizzare il programma della P2? Il programma della P2, oh. Aspetta, devo esiste ancora o si dice? Abbiamo lavorato tanti anni sul territorio. Gli dici che voglio riconsegnare la spilla a Di Maio perché non mi sento più rappresentato da questo gruppo. Mauro Abiti aspetta Luigi Di Maio. Voglio riconsegnarla perché essere collega razzista. Non mi riconosco più. Ma sulla P2 non dite niente, volete realizzare il programma della P2? Oh. La P2 volete. Come che si chiama questo? No, se poi me ne vado. Ah. Come che si chiama questo? La Russa. Ci siamo fusi con Calderoni e Borghezio. Non ci fai lavorare. Siamo democratici e vogliamo rispettare la Costituzione, la democrazia e le persone che lavorano in questo paese senza razzismo. Ma cosa dite su che volete abbassare 400 parlamentari? Chiedo scusa. Mauro, un po' più a destra. Mauro, un po' più a destra. Vabbè. Sto scappando. Siamo. Non riesce a salire. Ok, sta salendo. Non c'è niente, è spento. Siamo su? Siamo su, Ale? Sì. Non so se è girata. Ma non togliete il programma della P2, volete togliere, ridurre il parlamentare a 400 come Licio Gelli, non dice niente, volete fare il colpo di Stato, ma volete fare il colpo di Stato, 400 parlamentari, non dice niente onorevole, fate il colpo di Stato, la dittatura, altro che democrazia e costituzione.